Onorevole Elisabetta Lancellotta, capogruppo della Commissione bicamerale sul femminicidio e le altre violenze di genere di Fratelli d'Italia, chiaramente c'è questo appuntamento importante qui in Regione con Airone e la violenza sulle donne, in particolare sui minori e le loro famiglie, che ovviamente hanno dei contraccolpi importanti. C'è già stata la legge al Senato, plaudita anche da più parti. Cosa si può fare ulteriormente, soprattutto dal punto di vista culturale? Il disegno di legge presentato dal Ministro Roccella in data 7 giugno nel Consiglio dei Ministri è stato approvato in prima istanza alla Camera e poi al Senato. Il DDL femminicidio, antiviolenza, è un disegno di legge importante che rafforza le misure cautelari e quindi diciamo che si poggia su tre pilastri fondamentali: prevenzione, protezione e certezza della pena. Tornando alla domanda che lei mi ha fatto, quindi a quanto sia importante un cambiamento culturale, sostanzialmente è proprio questa la missione che noi stiamo facendo sì diventi una realtà nella Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Stiamo lavorando tanto sulla prevenzione e sulla formazione. Prevenzione all'interno della scuola, sostanzialmente è stato presentato qualche giorno fa un progetto voluto dal Ministro dell'Istruzione Valditara, il Ministro della Cultura San Giuliano, il Ministro delle Pari Opportunità Roccella, dove, che sarà ovviamente rivolto alle scuole, dove si educherà alle relazioni. 30 ore importanti di formazione e di insegnamento al rispetto, alla cultura del rispetto. Quindi questa è la nostra importantissima priorità e proprio per far sì che questa piaga sociale possa essere debellata quanto prima. Desiree Mancinone, tutor regionale del progetto Airone. Oggi appuntamento importante qui in giunta regionale. Qual è il messaggio principale che si vuole mandare su questa tematica ormai fin troppo di attualità? Salve, sì, il progetto Airone, come abbiamo visto, è un progetto di presa in carico e di sostegno per gli orfani di femminicidio e per le famiglie affidatarie. Il nostro messaggio è innanzitutto che la lotta, il contrasto alle violenze e la tutela alle persone che le subiscono e agli orfani e alle loro famiglie non si ferma mai. C'è questo progetto, che è un progetto quadriennale, che è attivo anche nella nostra regione, che si occupa sia della presa in carico, come abbiamo detto, e anche di formazione, di sensibilizzazione, di contrasto a 360 gradi, e vuole aiutare questi minori, questi bambini, questi ragazzi a poter, come dice il nostro messaggio, tornare ad essere felici e aiutarli a riuscire in questo percorso. Grazie mille.